Certo. Ok. Ciao gente, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi andiamo a vedere gli acquisti che ho fatto con il suo bancomat durante questi ultimi giorni. In realtà li abbiamo concentrati tutti in un unico giorno perché abbiamo avuto poco tempo, insomma, e quindi siamo andate un giorno solo a fare shopping. Però devo dire che c'è una certa soddisfazione nel concentrare tutti gli acquisti in un'unica giornata perché torno a casa con tante cose. Ed ecco la borsa della spesa. Questa è la borsa, ma non tutte le cose che abbiamo comprato le abbiamo comprate. Io parlo al plurale perché ha pagato lei, ma ho comprato io. Quindi è come abbiamo comprato. Sì, è stata una cosa cooperativa. Non tutte le cose che abbiamo comprato sono di Sephora, ho messo tutto in un unico sacchetto per semplificare. Per avere un po' di ordine. Questo vuol dire che non erano tante le cose, sempre tutte in un unico sacchetto. Sì, è vero, è vero. Però in realtà... Iniziamo con la cosa che non ho acquistato in giro, ma che ho preso online, finanziata sempre, ed è la palette che ho utilizzato per creare il make up di oggi, rossetto compreso. Sto parlando della Vintage. Tu dici i nomi. Vibes. Insomma, la palette di Cosmify realizzata in collaborazione con Basic Gaia e Martina Damex. Questa è l'unica cosa che ho già provato di tutti i vari acquisti. E la palette ha dei colori meravigliosi. Io sono attratta dai gatti e dal vintage. Per cui, dopo la Feline Dreams... Non so parlare! Dopo la Feline Dreams non potevo che prendere questa palette. La proverà lei in un video che realizzeremo a breve. Ma... Non te l'avevo detto? No! Oltre alla palette ho preso anche il kit di rossetti. Ho scelto quello con la tonalità più chiara. Dentro c'è appunto una matita labbra all'interno del kit e due rossettini. Uno shimmer e uno opaco. Oggi ho indosso quello opaco. E qual è lo shimmer? Questo qua. E l'altro è opaco? L'opaco. Ma non avrei mai detto, visto che uno è opaco nel vetro. Passiamo agli acquisti fatti da OBS. Da OBS abbiamo comprato. Io ho scelto, lei ha pagato. Allora, innanzitutto questo pennello per il contouring che devo provare appunto ancora. Vogliamo aprirlo? Oh! È sgusciato come un pesciolino. Allora, perde già qualche peletto. No, era peli di gatto perché erano per terra. Si sta mangiando il microfono. È appunto un pennello da contouring, costava 3 euro e ho detto perché no. Leila, adesso ci sarà il terremoto. Leila si mangia anche l'altro. Leila, no. Leila in regia mi ha spostato tutta l'inquadratura. Sempre da OVS ho preso due palettine di Essence, una sulle tonalità pesca e una sulle tonalità grigie, perché le tonalità pesca sono quelle che io utilizzo più frequentemente, questi sono i colori che uso più frequentemente in durante il giorno. Sì, esatto. E i grigi perché ho una passione per le palette con diverse tonalità di grigi, e poi il grigio e il nero, sono attratta dal grigio e il nero come Luke è attratto dal cibo. Leila, quale altro prodotto vediamo? Poi siamo passati da MD, levati Leili, e lì da MD ho preso questo primer occhi di Catrice che ha un applicatore a correttore. Com'è che lo chiami? Scopetone. Questo è piccolo. Scopetini. Oh, ciò che arriva. Eccolo il porco. Poi ho trovato questa nuova marca, la 183 Days, che mi pare essere una marca cosmetica propria del MD. Volevo prendere anche la palette perché cioè costa veramente pochissimo. La palette costava tipo 3,99 euro. Leila,
vuole essere lei al centro dell'attenzione. E è una marca cosmetica, è veramente, è difficilissimo così, è veramente molto economica, perché questa cipria l'ho pagata tipo 2,90 euro. Adesso è da provare per capire se è effettivamente una marca valida. Mamma mia, cioè mi stai confondendo, sei là. Io ho scelto la cipria porcellana. Ha trovato la sua dimensione. Poi lei. Siamo passati da Sephora e abbiamo trovato Leila. Poi siamo andate da Sephora. C'è una cosa che io volevo da tantissimo tempo. L'ho trovata in offerta. Se te lo permette Leila. L'ho trovata in offerta e ho deciso di acquistarlo. Ed è il... Dillo tu perché questo è super inglese. The Pore... Insomma, questo primer di Benefit che assolutamente io... Il nome non lo so pronunciare, non ce la faccio, che promette di minimizzare i pori. Ne ho sentito parlare tantissimo bene e vittima del marketing lo volevo a tutti i costi. Però a prezzo pieno questo primer costa 36,50 euro, cioè con il prezzo, costa 36,50 euro. Sono tantissimi 36,50 euro. Per un primer. Se poi non funziona... Trovato in offerta a 25,50 euro, non ce l'ho fatta, non ci ho proprio neanche pensato, l'ho preso e ho detto questo deve essere mio e vedremo. In realtà non era proprio questo quello che volevo, perché in offerta c'era questo e ho preso questo. Questo qui ha da una parte l'applicatore e praticamente premendo il press esce il prodotto e dall'altra ha una spugnetta. E dall'altra ha una spugnetta che serve per applicarlo. Stenderlo. Che... Se tu applichi... Professoressa. Se tu applichi con questo non puoi applicare con quello. Che... Va bene. Che serve per stenderlo. Questo primer, vabbè, va agitato prima dell'uso. Questo primer si può applicare sia sotto il fondotinta che sopra. E... ha diverse tonalità, io ho preso la tonalità, non lo so, quella che era in offerta. Uno penso, visto che c'è un uno gigantesco uno, qua. Sì, la tonalità 1. Promette di minimizzare i pori, vedremo se effettivamente lo fa. Questo rumore di sottofondo è Leila comunque. E poi già che sei da Sephora, non la vuoi comprare un'altra cosa in offerta? Allora, c'era lei che mi spingeva a comprare una cipria di che marca, non mi ricordo. Della... cosa S famosa, insomma c'è lei che mi voleva far comprare questa 49 cipria, euro che costava una follia. Ma c'è solo una cosetta così di cipria perché era morbida come Leila. Oh, era morbidissima, sembrava di toccare la pancia di Leilina. Poi quando si ha spostato un po' l'attenzione sulle palette di Anastasia e voleva convincermi a comprare una palette di Anastasia, no. Alla fine ho deciso di prendere questa, non so neanche come definirla, di Too Faced. Lo avevo già visto sul sito online di Sephora. Che c'è? Lo avevo già visto sul sito di Sephora e me ne ero innamorata, lo volevo già acquistare da lì. Giarda, pensavo fossi... cioè l'avessi visto per la prima volta quel giorno. No, ti avevo detto che l'avevo già visto, ma tu non mi ascolti quando parlo. No, ti avevo detto... L'avevo visto comunque sul sito di Sephora e volevo già acquistarlo. Il fatto di averlo trovato l'ho vissuto come un segno del destino che dovevo prenderlo. Praticamente all'interno di questo kit c'è una palette ombretti, una palette di blush, una palette per il contouring e un mascara. È super tenera, perché a me le cose che hanno delle facce mi piacciono sempre. Costava 49,90 euro e l'ho presa a 34,50 euro. Qua abbiamo... Allora, gira. Si aprono in modo complicato, secondo no, me. No, semplicissimo. Ma lei l'abbia appeso. Si aprono in modo complicato, secondo me. Allora, qua abbiamo la palette, quella del contouring, bronzer e illuminante. Poi qua c'è la palette di blush, che piacciono tanto a te. E hanno tutti dei nomi natalizi, non me ne accorta. Sì, sarà quella di Natale. Lei mi sta distruggendo il maglione. E poi la palette di ombretti, che devo dire ha dei colori veramente particolari. E poi il mini mascara. Mi piace, è veramente carina.
Siccome da Sephora c'era un ulteriore sconto del 15% se acquistavi 3 prodotti in sconto, vuoi non comprare il terzo? Devi per forza comprare il terzo, è la legge. Io avevo consigliato qualcos'altro. Allora, lei voleva che compravo il matitone di Benefit. No, compravo. Che compravi tu? No, che compravo io, che comprassi. Vabbè, lei voleva che prendessi questo matitone di Benefit fatto come quelle matite che andavano a star di moda negli anni 90 con... Le quattro matite. Con le quattro matite. Va bene, ok, bellissima, bellissima, in offerta 20 euro. Il problema è che spendi 20 euro e ne usi una, perché di certo non mi posso mettere la matita per i biondi. Ma comunque non la sapevo il prezzo. Alla fine, siccome, cioè, no, già così, secondo me, ho speso troppo. Ho preso un rossetto giusto per avere lo sconto del 15%, grigio. Aspetta, io ce l'ho già il rossetto, provalo tu. No. Dai, di qua. Siamo giunti alla fine di questo video, questi erano gli acquisti che abbiamo fatto insieme con i soldi, tutti per me. Con i soldi, tutti di Veronica. Non tutti. Oh, non riesco. Di tutti. Spero che questo video vi sia piaciuto, se così lasciate un pollicino. Un pollicione. E magari un commento qua sotto per farci sapere voi che cosa avete comprato con i soldi e se siete riusciti a farvi comprare tutto quello che volevate da qualcun altro. Se vi fa piacere, iscrivetevi al canale. Grazie per aver visto questo video e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao!